rigenerazione urbana è un concetto ormai molto usato e soprattutto a Napoli, perché io credo che Napoli sia stata, come dire, capofila di un processo che si sta avviando e che si è avviato anche in altri luoghi, la possibilità di pensare in maniera partecipata a come trasformare i nostri territori per promuovere, benessere psicologico, per promuovere benessere sociale. Quello che è stato fatto a partire dalla rigenerazione urbana di Porta Capuana è un progetto che va osservato e va esportato in maniera condivisa e partecipata. La competenza degli psicologi è quella in una formazione sistemica e quindi di essere degli operatori di secondo livello, capaci di avere una conoscenza che per il suo fondamento ha una capacità di fare sistema e quindi di leggere i sistemi. Ma leggere i sistemi non è soltanto un discorso da modello teorico, leggere i sistemi richiede delle competenze, quindi competenze nel fare interviste, nel fare focus group, nell'osservare, nel raccogliere, accogliere, decodificare la voce dei cittadini, anche quella inespressa di bisogni non ben formulati, ma che emergono da delle situazioni di problematicità. Nella nostra città negli ultimi anni si lavora molto per creare un rapporto più stretto tra lo spazio e la persona che vive lo spazio, vive l'architettura, difende i beni comuni, opera una rigenerazione urbana e quindi si interrompe quel processo di speculazione edilizia, di dormitori, di ghettizzazioni, di periferie materiali ed umane. Basta vedere il proliferare di iniziative nella nostra città di persone che si prendono cura degli spazi abbandonati, che stanno a fare attività di autogestione e autogoverno del territorio, e tutto questo è diventato anche un processo amministrativo e giuridico, con le delibere che abbiamo fatto sui beni comuni, sugli usi civici, sulle proprietà collettive democratiche. Napoli in questo è sicuramente in prima linea. La particolarità di questo approccio è però data dal fatto che tutti gli operatori che esistono nel territorio devono partecipare, ma il ruolo centrale è ancora il comune che deve svolgerlo, ma in una maniera diversa. Quindi quello che dicevo nel mio intervento, passare da un soggetto attuatore, l'unico soggetto che deve concepire e attuare le politiche, a direttore d'orchestra. Quindi cercare di identificare quelle che sono le potenzialità che esistono nel territorio, creare un ecosistema in questo territorio e poi orchestrarle, perché il comune resta comunque il soggetto pubblico più vicino alla città, che ha una capacità di spesa pubblica che è importante e che deve utilizzare questo suo ruolo di legittimità e di capacità economica per alimentare questo ecosistema. Napoli in questi anni mi ha insegnato molto, perché ho visto davvero altro che rassegnazione, apatia e lamentela. Napoli, anzi, è un vulcano di idee, è un vulcano di elaborazioni, e c'è bisogno ogni tanto di psicologi e mediatori per tenere insieme le tante realtà freniche della nostra città. Quindi grazie di avermi invitato, noi saremo sempre disponibili a collaborare con voi in uno spirito di reciproca autonomia, rispetto e lealtà, perché un'altra caratteristica forte della nostra città è che si incontrano autonomie, cioè ognuno non rinuncia alle proprie idee, al proprio pensiero, ma alla disponibilità a confrontarsi con rispetto a quello degli altri. Grazie.